Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Assetto Corsa. Allora, questa volta andiamo a provare un'altra auto. Vi rimando al primo video dedicato al DLC Dream Pack, uscito di recente. Io adesso cercherò di portarvi qualche video e, come detto, ci faremo un giro singolo di pratica. Come detto, sto ancora un po' facendo pratica con questo circuito, il Nürburgring. Questa volta faremo un'altra configurazione. Per quanto riguarda l'auto, ragazzi, oggi andrei a provare la Nissan. Che dite? Nissan GT-R GT3. Proviamoci, questa qui. Naturalmente, tra l'altro, non vi avevo fatto vedere la prima volta. Ci sono la possibilità di cambiare livree, eccetera, eccetera. Io qui, vabbè, possiamo lasciare anche questa blu, c'è cioè quest'altra. Ce ne sono diverse di livree. Possiamo lasciare, dai, lasciamo questa qui blu che può andare bene. Questa volta di circuito ci facciamo la versione Endurance, che è quella utilizzata per la 24 ore ed è lunga ben 25 km e va ad implementare una parte del Nürburgring GP. Ora, come sempre, la premessa che ci proveremo e poi se faremo dei danni ci sta. Lasciamo gli aiuti di fabbrica come sempre, tacco punta no, qui lo togliamo, cambio manuale, va bene, eccetera, eccetera. Tanto questa GTR ha comunque il cambio al volante sequenziale con le palette dietro il volante. Proviamo anche un po' quest'auto che comunque è abbastanza potente, anzi molto potente, però la cosa positiva, diciamo, è che di serie ha il traction control e l'ABS. Però noi ci proviamo, come sempre andiamo con il nostro giro di qualifica. Dai, proviamo. Partiamo dal Nürburgring GP, questa prima parte di pista. Beh, questa prima curva è bastardissima perché si rischia di uscire e poi non ci conta il giro. Non è che sia importantissimo al momento perché stiamo ancora facendo un po' di pratica, però se riusciamo a fare un giro vagamente decente, come detto, ci saranno sicuramente errori, però pazienza, adesso è giusto per farvi vedere un po' queste auto, questa pista, versione Endurance questa volta, che è staccatone un po' da panico. Questa GTR, come avete visto, ha sia l'ABS che il traction control, cosa che ci aiuta un pochino, ma comunque è una bella bestia da tenere a bada anche con questi aiuti, non è che sia facilissima da guidare. Io cercherò di fare il mio meglio, poi sapete che comunque in giochi del genere parlare anche non è affatto facile mentre si guida, soprattutto nei titoli simulativi. In realtà avevo pensato anche di portarvi qualche video senza commento, farvi vedere un po', magari concentrandomi un po' di più sulla guida, potrebbe essere idea. Fatemi sapere anche voi se vi può andare bene. E altra cosa, avevo pensato anche di postarvi qualche video replay, perché dai video replay si riesce ad apprezzare tantissimo il sound delle auto. Ora qui ci ributtiamo nella parte di tracciato, quella da 20 km passa, e ci buttiamo in testa bassa noi, cercando di non far danni, detto, gli aiuti ci sono, ma ecco, l'auto non è che sia proprio docile, va controllata. Anche per questo magari parlerò un po' meno in alcune fasi, pazienza. Poi ragazzi, come detto, se ci sarà qualche errore, pazienza, il giro ce lo concludiamo lo stesso. Per il resto poi vorrei portarvi anche qualche campionato che è presente qui in Assetto Corsa. L'unica cosa è che in questa settimana, quando posterò il video, non ci sarò, ragazzi, anche per questo magari arriveranno un po' meno video, ma poi dalla settimana successiva ne prenderemo a fare costantemente. Attenzione qui, che è una bomba. Toccate da panico qua.
Quindi fatemi sapere anche se volete vedere qualche video senza commento, certo sarà diverso dal solito magari, no? Per vedere magari qualche giro fatto con meno distrazioni e volendo anche qualche video di replay, che sono una gran figata. Prima sono stato a vedere qualcosina. Vediamo, magari posso provare anche con questo qui se riesco, perché i replay si possono salvare qui, non so, poi come esportarli, ci darò un'occhiata. Attenzione, Nürburgring non perdona. Bisogna stare concentrati per tutto il tracciato, non è facile. Poi qui sono 25 km, bel viaggetto. Attenzione qui, una zona bastardissima. Comunque questo occhio, questo DLC non mi sembra affatto male. Tutte e 10 le auto sono 10 auto bellissime, tutte da provare, un po' inguidabili però. Qualcuna magari la proveremo con qualche aiuto in più, perché ci sono un paio di auto che senza aiuti è bella tosta. Proseguiamo con questa GTR che si guida abbastanza bene, certo senza ABS Traction Control presumo sia molto ma molto impegnativa, però noi abbiamo lasciato tutto di fabbrica come detto, perché attenzione, giustamente se l'auto prevede, cioè viene utilizzata in questo modo, anche noi la utilizziamo in questo modo. Qui non la distruggiamo, queste pendenze da panico. Attenzione, rischi. Ce la faremo arrivare a fine giro senza distruggerla? Io non lo so, non è che me la vorrei tirare. Come vedete la pista non è che sia poi larghissima, quindi poi quando proveremo anche a fare qualche gara qui a Nürburgring ci sarà da sudare. Sì, anche questa GTR non mi dispiace. Dobbiamo provare anche la BMW e la Corvette, che sono classe GT. In realtà poi c'è anche la Mercedes e la McLaren. Occhio, sono delle belle bestie, quelle sono un po' inguidabili in realtà. E sono anche senza aiuto di cuore. Vediamo, vediamo, intanto andiamo con questa, faremo un po' di pratica. Tra l'altro questa parte di tracciato non l'ho fatta, quindi non so come si ricollega. Ho fatto un po' di prove però con questa auto, però solo nella prima parte, giusto per vedere come andava.
brava. Va bene, vediamo. Adesso andiamo al buio. Come detto, poi magari se riesco vi posto anche il replay di questo giro. Potrebbe stare il replay televisivo. Svegliamo a ben 2,73. Dove si va? Ah, dritti, ok, scusate, come detto non l'ho mai fatta sta parte. Perché ero abituato a girare lì a destra, invece abbiamo finito il giro, ok. Va bene ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento con Assetto Corsa. Abbiamo fatto anche questa versione GP, mi raccomando come sempre commentate, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con un'altra auto. E va bene, alla prossima allora, un saluto a tutti da Quel Taleale.